Dopo aver conquistato il piccolo schermo, i giovani viola della docu-reality calciatori arrivano anche al cinema. Si tratta soltanto di una presentazione e Mister Guidi assicura che... Quindi non penso che ci sia il rischio che si montino, qualcuno di loro si monta la testa, anzi penso che l'anno scorso stare sempre sotto i riflettori, avere un microfono, quindi l'abbia maturati anche nel sapere interagire con le telecamere, con gli operatori e quindi... Penso che sia stata più formativa che deleteria questa cosa. Nei provini abbiamo visto che non è che ti sei contenuto di fronte alle telecamere, anzi mi sembra che hai usato comunque un linguaggio da spogliatoio nel senso buono, quindi c'è qualcosa di molto vero in questa sorta di docu-reality. Allora, la premessa te la dico subito perché agli operatori di MTV gli ho detto mi state facendo passare come la figura del cattivo perché mettono sempre... quando sono molto arrabbiato o quando c'è degli episodi negativi durante le partite. Chiaramente durante le partite, durante gli allenamenti, cioè il nostro obiettivo è quello di far crescere il ragazzo e il gruppo e quindi non potevo nascondermi pur avendo un microfono alle spalle. Loro dovevano sapere che il mister non perdeva di vista quello che era il vero obiettivo. Rosa sta recuperando la forma dopo un infortunio che lo tiene fermo da un mese e si deve allenare a parte. Spera di rientrare nella prossima partita. Ti senti un po', diciamo, rinchiuso, non puoi uscire, cioè tanti sacrifici, soprattutto per arrivare qui, ma... Perché interessa tutto quello che noi facciamo, perché loro non interessava solo il calcio, ma l'altra faccia della medaglia. Quindi è stato, per tutti coloro che hanno lavorato a questo progetto, è stato abbastanza impegnativo. Dallo staff tecnico, quindi dal mister in campo con la squadra, insieme a tutti i collaboratori, ai medici, ai massaggiatori, alla magazziniera, a Sonia che lì la vedo, e ai tutor che dal pomeriggio fino alla mattina successiva si vedevano ripresi in tutte le loro normali attività, non è stato semplice. Un sogno. L'una e mezza ancora scriveva. Ha cominciato alle 10 e l'una e mezza la scriveva il tema. La vita è ordinata secondo regole precise che non si possono infrangere. Chi è che doveva esporre oggi? Bravo, un altro applauso. Senti. Non è facile, però stare davanti alle telecamere, poi ci avete fatto l'abitudine, ma lì per lì, Il tuo papà era incazzato davvero? No. No, era tranquillo, ma sì, è così sì, tuo papà, sì, serioso in questa maniera? Porca miseria. No, comunque dopo un po' che siamo davanti alle telecamere, cioè alla fine ci abituiamo. Io l'ho visto sempre come, all'inizio si vedeva un po' in modo strano, perché comunque persone che non si conoscevano erano sempre intorno e niente. Poi dopo col passare del tempo... Ci stavi anche un rapporto. Sì, infatti io con... specialmente con Alessandro che mi ha seguito, è stato un rapporto di amicizia quasi, perché alla fine era sempre con me e potevo anche confessarmi a volte. Rischioso confessarsi, guarda che loro sono pericolosi, fai bravo, tanto ormai è finito, complimenti!